Sindaco Brucchi, a Teramo negli ultimi giorni ci sono stati altri sgomberi, situazione è sempre difficile, però bisogna andare avanti. Siamo arrivati a quasi 3.300 sfollati, abbiamo ancora 3.000 verifiche da fare, oltre 1.000 solo dopo il terremoto della scossa del 18 di gennaio, per cui viviamo in una zona di emergenza. Emergenza che purtroppo continuerà perché adesso stanno per terminare i 150 giorni e gli alberghi cominciano a non essere più disponibili ad ospitare gli sfrattati, gli sgomberati, e quindi si pone il problema, non avendo le casette, quello dell'ordinanza e di requisire immobili sfitti, che è quello che la Postiglione ci ha un po' indicato. La ricostruzione purtroppo ancora non parte. E questo è un problema, perché tante inagibilità di tipo B potrebbero rientrare dentro casa e questo determinerebbe anche un'economia per il governo stesso. Lei qualche giorno fa a Roma aveva detto: se ci sarà bisogno torneremo a protestare. Sono arrivate, stanno arrivando le prime risposte dalla regione e dal governo? No, le risposte non stanno arrivando dal governo, aspettiamo il 20 che il decreto andrà in commissione e poi in Parlamento, ma siamo pronti a tornare a manifestare. Questo è chiaro, ma l'ho detto e lo ribadisco, se non vedremo agli inizi della discussione una disponibilità ad accogliere quegli emendamenti che servono al nostro territorio per ripartire, l'allargamento del cratere, le misure economiche che sono così, non sono, ovviamente non danno le giuste risposte, noi torneremo a manifestare. Quello che è accaduto è una situazione eccezionale e a situazioni eccezionali bisogna rispondere con misure eccezionali. Le misure che sono dentro il decreto sono misure ordinarie. Teramo negli ultimi mesi ha perso qualcosa come 3-4 mila residenti, questo è un aspetto che preoccupa, che la preoccupa? Assolutamente mi preoccupa, perché noi all'indomani del terremoto abbiamo avuto almeno il 40% di cittadini che sono andati via. Adesso stanno rientrando piano piano, però ancora ci sono tanti cittadini che si sono stabiliti definitivamente sulla costa, iscrivendo i propri figli nelle scuole della costa, e questo è un problema.